Allora, ciao a tutti ragazzi di Yoga Italy, ciao a tutta Europa. Abbiamo appena assistito a uno spettacolo fantastico, il Don Giovanni secondo l'orchestra di Piazza Vittorio. E non ve lo dico perché qui c'è Ersi, perché qui c'è Peppa, ci sono le loro Maria e Simona, le loro colleghe stupende, ma è bellissimo, veramente bellissimo. Ragazze, prima cosa, complimenti. Grazie. Grazie mille. Questa... Siamo una squadra bellissima, ci vogliamo un sacco bene. Assolutamente. Questo si vede, assolutamente. Allora, ricordiamo per i pochi che si fossero svegliati adesso che Ersi Matmuja, ci siamo conosciute a Copenaghen, sì, perché lei rappresentava l'Albania con la sua One Night Singer. Petra Magoni ha bisogno di presentazioni? Non credo. No, diciamo due cosine per chi segue Sanremo e ci sei, voglio un Dio. Due cosine per chi segue Sanremo, basta poi. Quella era una vita precedente. Era una vita precedente. Però ci può essere una futura? Sempre. Ci possono essere 10.000 vite future. Dovrebbe andare qualcuno all'Eurovision, chissà. No, perché c'è una cosa che soprattutto queste due hanno in comune, ed è, come io dicevo oggi a Ersi, è l'assenza di confini, cioè l'assenza di confini tra i generi. Non potrei dire perché faccio la reggae music e faccio Mozart, quindi insomma. Ragazze, via, parlatemene di questa cosa, parlatemene tutte, perché io sono mamma Maria. È una che spacca. E lei è Simona Bo. E lei è Simona Mo, che è un'altra che spacca. Fa bossa nuova, fa altra musica completamente, però ci divertiamo a fare anche questo. Ci mettiamo in gioco, la musica di Mozart c'ha un'energia trascinante e quindi ci stiamo dentro. Ma poi per me c'è soltanto una definizione per la musica, che è la musica bella, non esistono generi. C'è la musica bella e la musica brutta per me, quindi... È musica fatta bene e fatta male, soprattutto. De gustibus. E infatti noi facciamo troppe distinzioni, no? Facciamo queste distinzioni, chi va all'Eurovision è così, chi canta nell'opera è cosa... No, ragazzi, non è vero niente. È una cosa pseudo-intelligente. È un po' anche l'idea di questo spettacolo. Cioè Mario Tronco, dopo aver fondato l'Orchestra di Piazza Vittorio, aver cercato di abbattere i confini geografici, con questo spettacolo vuole tentare di abbattere i confini di genere, diciamo. Cioè io non voglio che sia una... Cioè, sono io che faccio Don Giovanni, però anche cioè, in quel momento non voglio che mi si veda come Petra Magoni o come donna, non me ne frega nulla, anche io non mi sono mai pensata come donna, quindi... Ma noi ti vediamo interpreto come Don Giovanni. Esattamente, e questo voglio che arrivi al pubblico. È così. Perché le categorie separano e impediscono l'incontro. E questo è una grandissima verità. Infatti io stavo per chiedervelo come è nato questo spettacolo. Diciamo una cosa, quando vi hanno così contattate per questo spettacolo, qual è stata la prima cosa che vi è venuta in mente? Allora, dico una cosa anche per scherzo. Tutte volevano fare Donna Elvira. Tutte volevano fare Donna Elvira. Quindi Donna Elvira sono io. Quando Mario Tronco mi ha telefonato, ho pensato che devi fare Don Giovanni. Sono rimasta a bocca aperta, però poi ho pensato, che figata, bella sfida. Questo è un po'... Io anche ero partita che ho fatto i provini per Donna Elvira, poi mancava una voce di Zerlina e mi ha detto, prova a appoggiare una voce perché dobbiamo mandare i provini a Nuit de Forvie, a Dominic. E ho appoggiato la voce con la mia voce, diciamo, molto alta e femminile. Fuori dalle categorie. E al maestro è piaciuto il contrasto fra la mia e la sua voce, chiaramente, nell'acida rem la mano. Quindi... Allora stasera l'ho fatta con... Stasera era con fatta Evandro, con era una scena un po' gay perché lei faceva anche... Leporello, quindi se no... Infatti, poi lei è stata stasera, ha fatto due ruoli fra le altre cose, sì, per colpa di purtroppo di un'indisposizione di un vostro collega. Sì, di Omar, che salutiamo tanto. Omar Lopez, grande Omar. E una curiosità: tu appari sul palco con questo pancione, sì, erano tutti intorno a me a dire, ma allora la tua amica è incinta? No, non è incinta, no, anzi, non è incinta. Ma come mai? Sono una grandissima attrice. Eccolo. Se la bevono tutti, diciamo. No, ma è vero, perché tu facevi tutti i gesti come la donna incinta, bravissima. Io entro nel ruolo, lì sono Donna Elvira, esatto, messa incinta da Don Giovanni, in realtà dall'idea di Mario Tronco, perché in Mozart non c'è. Però ecco, è così, cioè interpretare questo ruolo è meraviglioso. Io lo odiavo un po' all'inizio perché sentendolo nelle opere liriche è un po' un'urlatrice, invece è una donna che ama fino in fondo Don Giovanni, senza nessun tipo di impedimento, anche se lo sa che fa male, perché lui alla fine ama tutte,
però lei lo ama fino in fondo. Beh, con tanta onestà alla fine, perché lei c'ha Don Ottavio, sono già Don, cioè, già, è Don Anna che c'ha lei, gatta Don morta. Ottavio, lei c'ha Masetto e io lei può un po' zoccola, un po' gatta morta, un po' zoccola, così, e poi c'è la sposa Federica. Infatti non mi piaceva neanche, infatti non mi piaceva neanche questo ruolo all'inizio, la verità, cioè, però piano piano appunto ci sono entrata, perché il segreto è, avete capito, trovare il proprio modo, che gabbia di matti, sì. Ma sono dei matti meravigliosi che da 5 anni hanno reso la mia vita meravigliosa e soprattutto mi hanno fatto amare le opere ancora di più. E Don Elvira sei fantastica, lo sai. Ma Peppa, ma perché Don Giovanni, questo Don Giovanni, ma le ama davvero le donne? In realtà le odia, ma secondo te? O adesso, ah, Don Giovanni ama le persone, ama l'amore, ama l'innamoramento, ama, e poi ama il bello degli negli altri, secondo me. Perché tutti noi abbiamo qualcosa, sì, di bello. Guarda che capelli che c'ha lei, come si fanno a amarli. E quindi non può, cioè, il modello di monogamia è fallimentare da millenni ormai, dovremmo aver capito. Non, ma funziona, detto. Ma Donna Elvira funziona per pochissimi, perché gli altri si devono sentire sbagliati o il senso di colpa è fallimentare, quindi ma ci potrebbero essere più modi, no? Ma hanno senso ancora i modelli. Per questo anche il finale di I Feel Love, che è stata un'altra roba che per me è stata davvero una sorpresa incredibile, quando ho realizzato che il maestro Mario Tronco aveva, no? Aveva sconvolto completamente il finale, sì, facendoci cantare I Feel Love, perché Don Giovanni è esattamente non, sì, sì, non c'è una condanna, mentre nella versione originale Don Giovanni muore. Qui infatti, Don Giovanni si sente come amato. Come dice Mario, Don Giovanni viene salvato da Donna Summer, non Donna Anna, non Zerlina, ma da Donna Summer. Però dobbiamo dire soprattutto che questo Don Giovanni è una famiglia meravigliosa e noi siamo veramente onorati di lavorare con musicisti come l'orchestra di Piazza Vittorio, tutti i musicisti sul palco, iniziando dal maestro Leandro Piccioni, Piccioni Pegorelli, Andrea Pesce, tutti animali con Davide la P. Savarese, Evandro Dos Reis, Hussein che interpreta Masetto, Sado Masetto, Sado Masetto, Emanuele Bultrini in chitarra, tutti meravigliosi, e tutti gli altri membri dell'orchestra di Piazza Vittorio che non fanno parte di questa produzione ma che fanno parte dell'orchestra in altre produzioni. E anche tutti i tecnici, bravi. Tutti tecnici. C'è proprio una bella famiglia. Ragazzi, siete tantissimi. Un po' poligama, appunto. Insieme questo Don Giovanni, quindi è un po', cioè ci appartiene, con tutte le nostre, e i nostri dolori. Questo bambino ancora non è nato in 3 anni. Vabbè, piano piano, fino a Milano ce la portiamo, perché dobbiamo ricordare che noi saremo domani a San Marino. Saremo, quindi mi raccomando, 10 giorni a Palermo, al teatro Biondo di Palermo, e poi saremo al Teatro Piccolo di Milano a fine maggio. Quindi dovete assolutamente venire a vedere il nostro Don Giovanni. E poi pensate che continuerà ancora per tanto tempo? Non si sa ancora niente? A noi piacerebbe tantissimo. Però non lo sappiamo, perché comunque già il secondo anno. Ma perché poi ognuna di noi ha le sue cose. Sì, cioè, no? Sì. Poi, per fortuna, la lirica, abbiamo i nostri progetti, Simona è una cantante. Simona parla. Faccio musica brasiliana, c'è un progetto di musica mia, Cultural Boutim. Ma non è brasiliana. Sembro brasiliana, ma no. Bello. L'aspetto c'è molto, devo dire la verità. E tu, tu voglio ricordare solo Musica Nuda. Sì, Musica Nuda, stiamo preparando un nuovo disco, con calma. Quindi, salutiamo Ferruccio. Ciao Ferruccio. Benissimo, allora io adesso vi lascio andare, perché siete stanche, dovete andare via, mi dispiace perché starei ore a chiacchierare con voi, siete fantastiche, e io mi raccomando, ragazzi, veramente, quando capita dalle vostre parti venite a vederlo, perché è uno spettacolo che distrugge tutti i limiti, tutte le barriere, è uno spettacolo fantastico. Salutiamo tutto Go Italy e tutti i fans europei. Ciao, 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 ciao,